Rientro categoria imprese, categoria IT e tecnologia. Il premio è quello di eccellenza dell'anno leadership software gestionale. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere una software house innovativa e dinamica, che vanta oggi oltre 80.000 utenti, per la stabilità, completezza e trasparenza dei programmi gestionali, per le soluzioni affidabili e il focus sul cliente. Il premio va a Passepartout. Prego, invito a salire sul palco il presidente. Eccolo che arriva, Stefano Franceschini. È un piacere averla qui, tanto per consegnarle direttamente il nostro premio, il nostro che poi è il vostro in realtà. Complimenti. Grazie. È sempre un piacere ricevere qualche premio. L'abbiamo vinto altre volte e questo mi fa piacere perché vuol dire che l'azienda prosegue nel suo trend di qualità, di servizio, di innovazione. Si accomodi pure, esatto, perché viene confermato, no, poi il certo, premio. Certo, viene confermato. Senta, a questo punto le chiedo anche di raccontarci cosa significa per voi in un momento delicato come quello che abbiamo vissuto. Vuol dire essere vicino ai clienti, ai nostri partner, perché abbiamo una grossa parte del nostro lavoro è rivolto al settore Horeca, quindi hotel, ristoranti, che hanno sofferto molto. Quindi il cercare di dar loro dei prodotti performanti per quanto riguarda le cose del momento, il delivery, è stato per noi un impegno che abbiamo cercato di onorare nei confronti della nostra clientela, evidentemente ha avuto i suoi frutti. Vanta oggi oltre 80.000 utenti, abbiamo sentito, abbiamo messo in evidenza nella motivazione, questo è importante per stabilità, completezza, trasparenza, insomma parole chiave del lavoro. Io penso che chi fa questo lavoro non possa fare a meno di dare, diciamo, di dare una stabilità alla propria utenza, perché un prodotto non è che si prende oggi e poi si butta via l'anno dopo, ma si continua negli anni. Noi abbiamo dei clienti che da 30-35 anni che hanno quel prodotto, non hanno mai dovuto cambiare, è sempre stato aggiornato, è sempre stato modernizzato, è stato sempre ampliato, insomma praticamente sanno che si possono fidare di noi. Abbiamo sempre cercato di mantenere, diciamo così, una costante per quanto riguarda i prezzi, i servizi, anzi costante nel senso di miglioramento e quindi diciamo che siamo arrivati fin qua. Diciamo che i nostri clienti sono una cassaforte che si amplia, diventano delle che ci consente di investire, di innovare ancora, cioè quindi siamo qui. Insomma, diventano delle conferme come il premio, lei ha detto subito, sì, l'abbiamo vinto altre volte, però è molto più importante poi mantenerlo costante nel tempo, chiaro, chiaramente. Chiaro. Una volta non basta, no? Magari si fa qualcosa. Ecco, un ultimo aspetto, proprio a partire dal focus sul cliente, che è altrettanto stato messo in evidenza nella motivazione. Come guardate al futuro? Perché ovviamente i rapporti in questo anno si sono modificati, no? Tra le persone, per forza di cose. Quindi da qui in avanti, come ripartire? Ma da qui in avanti c'è il grosso tema di continuare a consolidare i rapporti offrendo loro più scelta, più possibilità di innovazione. Mentre fino ad oggi l'azienda è stata si era rivolta più che altro a una crescita interna personale, cioè una crescita per vie interne, adesso stiamo anche acquisendo altre aziende specializzate proprio per dare un maggior impulso ai nostri prodotti e
la possibilità del cliente di provare anche, perché io dico sempre che l'informatica nel gestionale è come un albero con tanti rami, non si può fare tutti i rami del mondo, no? Poi dopo si rischia che qualcuno si secca, invece facendo così, prendendo delle aziende specializzate, si riesce a tenere, diciamo così, a sviluppare anche quei settori che per noi non sono, diciamo così, generalisti, ma sono più prossimi alle esigenze di una determinata categoria di aziende. Certo. Beh, quindi dobbiamo cercare di proseguire anche per quanto riguarda le Fonti Awards su questo trend, quindi cioè, l'anno prossimo dobbiamo cercare di trovarci ancora qui. Oh, sicuramente l'anno prossimo lo scenario sarà molto diverso, sarà molto più ampio. Abbiamo anche approfittato per questo periodo di pandemia di fare dei grandi investimenti. Abbiamo acquisito altri uffici, altro personale, lo stiamo, diciamo così, istruendo per poter sempre di più, cioè è un'azienda in crescita, certo, la nostra, no? Crescita nella stabilità, nell'acquisizione, è in crescita. Che è la cosa migliore, insomma. È divertente. Ecco, poi non deve mancare anche un sano divertimento. Ottimo. Grazie Stefano Franceschini, presidente di Passepartout, quindi può ritirare il suo premio. Naturalmente complimenti a tutto il suo gruppo. Io ringrazio per il premio e ringrazio le Fonti. Buongiorno. Grazie.